realtà sono qui per un tag, il video tag lanciato da Luisa85, ciao Luisa, sugli book reader per capire a che punto siamo arrivati. Sono 10 domande più un'undicesima aggiunta da Mr. Tellino, che saluto, ciao Ele. Allora, iniziamo subito. Che ebook reader hai, da quanto lo possiedi? Allora, il mio ebook è questa bellissima, questa copertina rossa, ed è un Kindle Touch. Questo è lo screen saver che ho in questo momento. Poi, questo. Beh, questo è un altro. Queste sono le varie cartelle che io ho. Questo è un altro. Ce ne sono tantissimi, sono tutti diversi. Una figata. Ok, vabbè, non ve li faccio vedere tutti. Allora, quindi è un Kindle Touch, lo possiedo da circa un anno e mezzo, da maggio 2012 mi è stato regalato per il mio compleanno. Perché hai scelto questo modello? Allora, vi dicevo, appunto, mi è stato regalato per il mio compleanno, quindi il modello non l'ho scelto io. Diciamo che è stato un po' pilotata la scelta, nel senso che erano mesi che continuavo a dire a mio marito che volevo un ebook reader, a quanto sarei stata felice di avere un ebook reader, ah che bello il Kindle, ah che bello il Sony poi bellissimo, insomma. Avevo un po' fatto capire che volevo chiaramente un dispositivo digitale. Poi la scelta in realtà tra il Sony e il Kindle l'ha fatta lui. All'epoca non esisteva ancora il Kobo, se no il 99% la scelta l'avrei fatta cadere sul Kobo, però non c'era. Quali erano le caratteristiche comunque che mi affascinavano del Kindle Touch? Il fatto che avesse anche qualcosa di sperimentale, cioè la possibilità di mettere la musica. Sono in tanti che non riescono ad ascoltare la musica mentre leggono un libro, io invece ho delle musiche che sono state colonne sonore per dei libri, anzi libri che non riesco a staccare dalla loro colonna sonora, e quindi mi piace comunque avere un po' di musica in sottofondo mentre leggo, e il fatto che potesse comunque anche collegarsi a internet. È lento come la morte, proprio una cosa lentissimo. Però in caso di emergenza, volendo, si può collegare a internet. Allora, leggi le statistiche di lettura o elenca quanti libri hai letto tramite dispositivo. Non ci sono statistiche di lettura qua. Con l'ultimo aggiornamento abbiamo calcola la velocità di lettura e quindi ti dice quanto ti manca, quanti minuti mancano, quante ore mancano alla fine del libro, che è una cosa che mi mette anche un po' di ansia. Allora, qui dice che ho 29 libri letti, in realtà ne ho anche due in sospeso che in realtà sono già letti, su cui devo recensire, quindi sono 29, 30, 31 e 3 in lettura, che però uno è finito e praticamente anche un altro. Quindi diciamo che sono un 32, 33 libri. Non sono moltissimi, è vero, ma è anche vero che io purtroppo ho poco tempo per leggere, per cui per me sono già un numero immenso in un anno e mezzo aver letto tutti questi ebook reader, cioè sono sconvolta. Carta o ebook? Allora, francamente io leggerei anche sulla carta igienica, non è che la cosa mi dia particolarmente fastidio, cioè io non ho difficoltà a leggere su qualunque cosa, quindi non mi fa molta differenza la carta rispetto al reader. All'inizio mi dava fastidio il fatto di non capire a che punto ero arrivata, mentre sul cartaceo per esempio sono arrivata qua, quindi sono circa un terzo del libro. Questo non ce l'hai, hai sì il numero delle posizioni e la percentuale, ma non è proprio la stessa cosa. Poi adesso ho fatto l'abitudine anche a quello, quindi so dal numero di posizioni riesco più o meno a quantificare il numero delle pagine e lì di conseguenza anche più o meno a che punto sono del libro. Allora, consiglieresti o no l'acquisto? Ah, scusate, continuo ancora con la domanda 4. Questo non mi impedisce di leggere su carta, ho acquistato giusto un paio di giorni fa su un mercatino due libri, però se devo scegliere tra carta e ebook, preferisco l'ebook al cartaceo. Sono sincera, se devo fare una spesa, non un libro magari di cui ho già una serie o cose di questo genere, però prediligo l'ebook alla carta. Consiglieresti non l'acquisto di un dispositivo di lettura? Ma sì, perché a me piace tantissimo per mille motivi che hanno già anche tra l'altro elencato le altre persone che hanno risposto a questo tag, perché è leggerissimo, nella mia borsetta che pesa 8 quintali questo non fa assolutamente la differenza, perché ti puoi portare anche 100 libri dietro e non hai nessun problema. Perché lo puoi leggere in qualunque posto, in qualunque situazione, cioè ha mille vantaggi, quindi per un lettore forte
Senza dubbio, sì, è un ottimo strumento. Per uno che non è un lettore forte può essere un gadget in più, però al lettore forte secondo me è consigliatissimo. Qual è il lato positivo del possedere un dispositivo? Allora, uno dei lati positivi del possedere un dispositivo è il diminuire il quantitativo di carta in casa. Vi ho parlato di 30 libri. Ecco, 30 libri che non sono sulla mia scrivania, ma che sono qua dentro. Chissà se si scanneranno. Comunque, che non sono nella mia libreria, che non prendono polvere, che non generano polvere. Questo è sicuramente il primo vantaggio. Poi il vantaggio di avere questo ebook reader, quindi sto parlando dell'Amazon, e di avere anche un cloud, cioè questo spazio virtuale. Per cui quando io acquisto gli libri da Amazon, vanno in questo cloud, per cui io posso scaricarmi il libro sul computer, lo posso leggere direttamente sull'ebook reader, ma posso anche leggerlo sul cellulare. Quindi a volte mi capita di trovarmi in situazione in attesa che non mi aspettavo di dover, aspettare, e dico: caspita, avessi un libro. Il libro ce l'ho perché accendo il cellulare e io ce l'ho. Ce l'ho anche perché vengono sincronizzati, cioè io sto leggendo un libro qua, lo spengo, apro sul cellulare, 3 giorni dopo e mi dice: guarda che l'ultima volta che hai letto questo libro era ferma a quella posizione, ti interessa andare di nuovo a quella posizione? E io rispondo di sì, e quindi mi si sincronizza tutto. Se ho dei documenti personali o dei PDF, delle cose che voglio leggere sul dispositivo, posso o passare direttamente sul dispositivo, ma in quel caso rimangono solo qui, oppure inviarli via mail sul cloud, quindi il cloud me li trasferirà qui, me li trasferirà sul telefono, e quindi io posso approfittare e leggere ovunque, e quindi consultare anche ovunque questi documenti personali o PDF o quant'altro. Il lato negativo è di possedere un dispositivo. Viro, io grossi lati negativi francamente non ne vedo. Più o meno li hanno già elencati anche le altre persone che hanno risposto a questo tag, quindi la batteria, il non poter prestare un libro. Con Amazon si può fare questa cosa, dire il vero. Luisa aveva detto, se qualcuno lo sa, so che si può fare, ma non so bene come funziona perché non l'ho mai fatto. Comunque so che per un certo periodo si può trasferire a un altro utente Amazon, a un altro Kindle, temporaneamente, poi ritornerà a te. Quindi so che questa cosa si può fare, ma non ho mai avuto occasione di sperimentarla. Poi, quanto solitamente sei disposto a spendere per un ebook? Allora, dipende molto dal costo del cartaceo. Nel senso, se il cartaceo mi costa 20-25 euro e l'ebook mi costa 9,90 euro, sono disposto a spenderli. Se il cartaceo costa 15 euro e l'ebook ne costa 13, no. Ci sono dei casi in cui addirittura l'ebook costa di più del cartaceo. Io penso che sopra i 10 euro di non aver mai comprato niente. E penso che non lo farò mai. Sopra i 10 euro. Lo so che 9,90 euro sono 10 euro, però lì penso il limite massimo al quale sono disposta a fermarmi. Però ripeto, dipende dal prezzo del cartaceo. Secondo te i prezzi degli ebook sono equilibrati? Mi associo a tutti coloro che hanno risposto no. Parliamo di un file. È vero che un EPUB non è esattamente un documento di Word, come non lo è un MOBI o quello altro che volete. Il PDF è già più, però è già decisamente più un Word. Quindi digitalizzare un libro magari non è proprio esattamente come scriverlo e batterlo a macchina, ricopiarlo a macchina, però secondo me parliamo sempre comunque di un file digitale che una volta che l'hai creato lo moltiplichi all'infinito senza ulteriori costi, o quasi. Il titolo dell'ultimo libro formato ebook che hai letto? Dunque, il titolo dell'ultimo libro formato ebook che hai letto è La schiuma dei giorni. La schiuma dei giorni di Boris Vian. E invece l'altra domanda è: il titolo dell'ultimo libro formato cartaceo che hai letto, che è quello che ho letto in vacanza, che avete visto sul libro sul comodino, che è Beauty, quello è stato l'ultimo libro in formato cartaceo che ho letto, mentre in questo momento sul comodino di cartaceo ho questo, L'ora delle streghe della Rice. L'undicesima domanda di Miss Tortellino, l'undicesima domanda è: hai dato un nome? No. Anche se il Kindle prevede che tu gli dia un nome, lui si chiama Kindle Touch. Come la mia macchina si chiama macchina, come il mio Roomba si chiama Roomba e come il mio aspirapolvere si chiama aspirapolvere. Non do nomi alle cose, non è mia abitudine. Li chiamo col loro nome di fabbrica. Ecco, va bene. Allora, vi invito a rispondere a questo tag.
E per quanto ci riguarda, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!